Silvia, sei pronta per la recensione della Vomero 14? Sì. Ma farai la regista? Ma No, aspetta, però poi me lo fai vedere. Silvia, sei pronta per la recensione della scarpa Vomero 14? Ciao ragazzi, Matteo è andato in gita, Andrea Soffientini sta allenando il basket, Silvia è andata a suonare. Tra pochi minuti vi racconterò cosa è successo ieri a Bizzate, alla pista di atletica con Giuseppe Bollini. Ciao! Le Nike Zoom Vomero 14 sono scarpe di categoria A3, pensate in generale per allenamenti lunghi e lenti, e sono state completamente ridisegnate quest'anno, adattandosi molto di più come design alle Pegasus 35 che alle Vomero 13. Hanno davvero un'importante dimensione dell'intersuola e, contrariamente al passato, una reattività ottima per una scarpa che originariamente era pensata da lento rigenerante. In particolare l'ammortizzazione, che è stato sempre il punto di forza di Vomero, è cambiata radicalmente. La corsa infatti risulta molto meno morbida e diventa quindi più reattiva, nonostante i 280 grammi. L'altezza del suolo è diminuita rispetto al modello precedente, ma sia peso sia altezza sono molto simili a quanto già visto nelle Pegasus 35. Secondo alcuni la scarpa è totalmente cambiata, è cambiata così tanto che forse Nike avrebbe dovuto variare anche il nome. Ora vediamo con Giuseppe come la scarpa si è comportata nella corsa. Giuseppe, ti puoi presentare al nostro pubblico? Sì, allora, innanzitutto ciao, ciao a tutti, sono Giuseppe Bollini, ormai è qualche anno che corro, che bazzico nell'ambiente. Miei personali, 33 e 30 sui 10 km, 1 ora e 13 e 13 in mezza maratona. Allora, sei pronta a testarla in pista? Ok, Pronto, spero di essere all'altezza. dai, dai che andiamo. Come ti sei trovato nelle ripetute di oggi pomeriggio? Bene, molto bene. Come vi ho detto prima, secondo me questa è una scarpa che, lungi dal definirla una scarpa da gara, però è una scarpa che sui ritmi brillanti si comporta bene. Quindi personalmente preferisco usarla quando faccio magari lavori un po' più svelti, tipo ripetute o corsa media. E magari preferisco utilizzare qualcos'altro quando faccio l'uscita di corsa lenta, perché che se ne dica, che si chiami Vomero, secondo me con le vecchie Vomero ha poco a che vedere. Quindi anche qui dipende sempre qual è l'obiettivo. Se cercate una scarpa snella, reattiva, brillante, questa è la scelta senz'altro giusta. Chi rimarrà deluso da questa scarpa? Rimarrà deluso il vecchio cliente Nike Vomero. Chi cerca una vecchia Vomero, secondo me, con questa rimane un po' deluso perché ha cambiato completamente faccia, ha poco a che vedere col suo passato. Poi, no, non che la Vomero non vada bene, nel senso, io la utilizzo anche per fare corsa lenta. Però, ripeto, secondo me dà il meglio di sé quando la si spinge un po' di più. Quali sono le due cose che ti sono piaciute di più di questa scarpa? Ma allora, sicuramente
Senz'altro la cosa che mi è piaciuta di più è la tomaia e la calzata, perché appena indossata, per me che ho il piede diciamo piuttosto lungo e affusolato e stretto, questa Vomero 14 è davvero bella fasciante e dà la sensazione di essere un tutt'uno col piede, quindi mi è subito piaciuta. E pur essendo abbastanza fasciante, la tomaia è morbida e non è mai fastidiosa, non costringe il piede, quindi la calzata sicuramente è la cosa che in assoluto mi ha conquistato da subito. E altra cosa positiva direi la conchiglia posteriore col colletto fatto con questa V, che oltre a lasciare libero il tendine d'Achille, che per chi ha qualche problemino sicuramente è positivo, è anche molto comoda per metterla e toglierla, per me è comodissimo. E invece quali sono le due cose che non ti sono piaciute di questa scarpa? Le due cose che non mi sono piaciute, allora, una senz'altro la linguetta, che l'ho trovata un po' troppo sottile, un po' troppo minimalista, un po' troppo estrema, quasi da corsa, cioè da scarpa da corsa, da gara. Mentre su una scarpa così, forse una linguetta che è un po' più strutturata avrebbe solo fatto bene, che probabilmente dava un po' più di comfort. E l'altra cosa, devo dire che seppur decisamente migliore rispetto ad altri modelli del marchio, una cosa che io migliorerei ancora è il riporto di gomma del battistrado, soprattutto nelle zone di maggiore usura. Perché, come dicevo, io sono al secondo paio, e il primo l'ho pensionato non tanto perché non fosse più ammortizzante o reattivo, ma perché avevo completamente finito la gomma del battistrada e quindi stavo smangiando l'intersuola. Quale pensi sia la durata di questa scarpa? Secondo me, sempre considerando un podista medio di 65 massimo 70 kg e facendo una media io dico che 700-800 km si fanno. Poi come tutte le cose c'è chi potrà arrivare a 900 e chi la 500 la butterà via, però mediamente 700-800 km si portano a casa. Ciao ragazzi, dalla pista di Albizzate è tutto, alla prossima, ciao! Ciao ragazzi! Speriamo che il video vi sia piaciuto, se avete commenti ovviamente sempre qui sotto. Per il momento è tutto, speriamo di vederci alla prossima, ciao!